Salve, mi perdoni un attimo se vado un po' dal contesto. Mi ha colpito molto una sua affermazione nell'ottobre scorso a Roma, quando ha ricevuto un importante riconoscimento. Ha definito il gladiatore come un ospite, come un migrante. Ecco, vorrei chiedere la sua riflessione proprio in merito agli ultimi avvenimenti. Parliamo della strage che l'ennesima strage che è avvenuta al largo delle coste della Grecia, e poi quella che ci ha riguardato anche da vicino qui a Cutro, dove sono stati oltre un centinaio. I brought that up in Rome. Ho fatto quell'affermazione, ho sollevato quella questione a Roma perché avevo la sensazione, la percezione che parlando anche con le persone che si stesse cominciando ad andare con un atteggiamento aggressivo contro i migranti e ho deciso quindi di metterla in quel contesto e di sollevare quella questione perché Maximus è comunque l'emigrante dei suoi tempi, una persona, un uomo che lascia il suo paese d'origine per andare a Roma e fondamentalmente anche la mia vita ne è un esempio perché io sono cresciuto in Nuova Zelanda, i miei genitori si sono trasferiti in Australia quando avevo 4 anni e per via del mio lavoro, per via di una serie di circostanze ho vissuto in varie parti del mondo, ho vissuto per un certo periodo in America, ho vissuto in Inghilterra, ho girato tante parti del mondo e ho voluto sottolineare e sollevare questa cosa perché magari è una cosa che può sembrare, diciamo, elementare, banale, ma a volte le cose elementari sono quelle che sono poi più importanti. Noi non ci rendiamo conto che la cosa più importante, la cosa più rilevante che gli esseri umani hanno in comune è proprio l'umanità, è proprio il fatto di essere umani. Quello che tutti condividiamo è questo, quindi siamo tutti uguali e quindi parlando di questa tragedia enorme che si è verificata in Grecia, e noi non stiamo facendo le cose nella maniera giusta, non le stiamo facendo nella maniera corretta, non stiamo capendo che non è possibile che queste persone muoiano perché stanno cercando di realizzare qualcosa, di trovare qualcosa e quella, la cosa peggiore che sta venendo fuori è proprio la retorica che in questo momento arriva dall'America. Non è questa la strada verso il progresso, dobbiamo concentrarci su questa umanità condivisa, su quello che abbiamo in comune, perché dobbiamo pensare, dobbiamo ricordarci che qualsiasi persona, che ogni persona che è su questi barconi, che è su queste carrette, è un padre, un figlio, una madre, una figlia, una sorella, uno zio, sono degli esseri umani e quindi queste persone non dovrebbero mai essere messe in una condizione nella quale devono mettere a rischio la propria vita per trovare un luogo dove poter trovare qualcosa da mangiare e rischiano e perdono la propria vita. E la mia tristezza quindi è profonda, e lo ancora di più perché queste situazioni non dovrebbero mai verificarsi.